Anche per l'anno 2021 sono arrivati i contributi per enti e associazioni del comune di Scarperia e San Piero, in particolare per tutte quelle attività ricreative, sociali, culturali e sportive che hanno subito in maniera più forte le problematiche causate dalla pandemia. Così l'amministrazione comunale ha dimostrato di voler essere a fianco dell'associazionismo locale per sostenerlo e per favorire le varie realtà territoriali che svolgono attività senza fini di lucro. Anche quest'anno, con la conclusione del bilancio per l'anno 2021, siamo riusciti a intervenire in maniera importante per il sostegno alle associazioni ricreative, culturali e sportive. Associazioni che sicuramente hanno subito ancora di più rispetto a tanti altri settori, quelli che sono state le problematiche del Covid. Quindi ci è sembrato giusto continuare nella nostra politica, che ormai ci contraddistingue per questa legislatura e per la passata, di aver trovato importanti contributi di sostegno alle associazioni che ne avessero fatto richiesta tramite un bando messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Le risorse quest'anno sono un pochino più ridotte rispetto agli anni precedenti, anche perché le modalità di intervento sono state plurime e quindi, diciamo, il contenuto generale, che gli anni passati arrivava intorno ai 40.000 euro, quest'anno è di 27.000 euro per le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Però a queste si sono aggiunti contributi che riguardano i centri estivi piuttosto che progetti e bandi a cui ha partecipato il Comune in appoggio alle associazioni. Quindi alla fine il plafond complessivo non è molto distante da quelli degli anni passati e quindi arriva sicuramente a superare i 50.000 euro. Quindi anche questo è stato un aspetto importante da parte della nostra amministrazione, una sensibilità sull'associazionismo che serve a mantenere aggregazione, inclusione, coesione sociale, ma soprattutto fa vivere in maniera responsabile e anche in maniera bella quelle che sono le nostre associazioni e le attività che sono messe a disposizione non solo dei nostri cittadini, ma anche di tutti i cittadini del Mugello. Il picco dei contagi raggiunto nel mese di gennaio ha bloccato tutte quelle iniziative che erano in programma. Tuttavia, nel mese di dicembre le iniziative inaugurate sono state portate tutte a termine. Mi riferisco principalmente alla mostra sul Milite Ignoto, sui 100 anni del Milite Ignoto, organizzata dalla Gotica Toscana, che gestisce il Museo della Linea Gotica presso l'ex scuola elementare di Punzalla. Sono andate molto bene anche le mostre dell'artista Simone Rocchi. Mi riferisco alla mostra sulla meccanica tenutasi a San Piero a Sieve e alla mostra nel Palazzo dei Vicari sulle opere pittoriche e di scultura dell'artista Simone Rocchi, un artista che si è saputo trasformare, si è saputo riproporre anche in opere di arte moderna molto, molto singolari, molto particolari, mettendo in evidenza un talento davvero, davvero importante per quello che riguarda l'arte moderna. Ma non c'è solo questo, le biblioteche ripartono come sono ripartite nel 2020, che sono state anche molto vicine ai lettori, proponendo sempre nuove iniziative, nuovi progetti, e quest'anno ripartono già tre nuovi progetti. Uno è l'Incipit, Indovina l'Incipit. Indovina l'Incipit è un concorso tra i vari lettori che devono indovinare nelle 3, 2, 3, 4 righe che vengono pubblicate, a quale libro appartengono. Naturalmente senza avvalersi di sostegni come siti internet, Google o quant'altro. Poi riparte anche il circolo dei lettori, inizialmente previsto per gennaio, ma l'abbiamo spostato a febbraio. Quindi il primo appuntamento sarà per giovedì 3 febbraio, e per ogni primo giovedì del mese ci sarà la consueta riunione al Circolo della Lettura presso la Biblioteca di Scarperia. Infine, un'altra bella iniziativa, la Sfida Letteraria. La Sfida Letteraria si tratta di praticamente è costituita dalla messa a disposizione di tre o quattro libri per ogni mese, relativi all'argomento che è scritto proprio relativamente a quel mese. Ogni mese avrà una frase e su quella frase vengono proposti dei libri. Il lettore che riuscirà a leggere almeno un libro per ogni mese relativo a quell'argomento riceverà alla fine dell'anno un premio da parte delle nostre biblioteche.
Una notizia importante che mi preme anticipare è l'acquisto da parte dell'amministrazione delle nuove teche espositive destinate al Museo dei Ferri Taglienti. Si tratta di attrezzature moderne che vanno ad aggiornare le attrezzature espositive, gli spazi espositivi, ma soprattutto rispondono ai moderni criteri della sicurezza per quanto riguarda le opere esposte. È uno sforzo enorme che l'amministrazione ha fatto con un impegno preso nel 2021 e che entro la fine di febbraio dovrebbe avvenire la consegna delle nuove attrezzature. La prima mostra che si terrà nel periodo luglio-ottobre sarà quella di molti pezzi pregiati forniti dall'Armeria Reale di Torino, con la quale siamo in ottimi rapporti già dal 2018. Con l'inizio dell'anno 2022 abbiamo ripreso a lavorare con gli uffici, lo sviluppo economico, la Polizia Municipale e l'ufficio tecnico per portare avanti in queste settimane una revisione sui due mercati settimanali sia di Scarperia che di San Piero, che si tengano rispettivamente il venerdì mattina e il sabato pomeriggio. Si è conclusa la sperimentazione che avevamo avviato post lockdown il 17 maggio del 2020, quando abbiamo dovuto mettere in sicurezza i mercati facendo delle modifiche per andare in linea a quelle che erano le normative nazionali e dell'emergenza pandemica che è ancora in corso. E adesso proseguiamo, diciamo, questa attività di revisione per cercare di rendere sempre più attrattivi anche i nostri due mercati. Quindi queste settimane stiamo lavorando con vari sopralluoghi e con vari incontri di lavoro per poter assegnare dei nuovi posteggi a entrambi i mercati su delle categorie specifiche. Vorremmo dare maggiore risalto alle attività alimentari e agricole, che sono anche caratteristica, espressione del nostro territorio, quindi ben ci rappresentano anche dal punto di vista identitario, e vorremmo dare la preferenza appunto a queste categorie dell'alimentare, quindi dell'agricolo e anche del pesce. Quindi stiamo proprio approntando dei nuovi posteggi per entrambi i mercati per cercare di arricchire la nostra offerta, e speriamo di poterlo fare veramente nel più breve tempo possibile, così da arricchire l'offerta e renderla accattivante per i nostri cittadini, e dare anche così un luogo di lavoro sempre più attrattivo anche per gli ambulanti che lo fanno di professione. Inoltre, sempre con gli stessi uffici, stiamo lavorando anche a un nuovo regolamento per le concessioni di suolo pubblico all'aperto, i cosiddetti DEORS. Come abbiamo visto in questi due anni quasi, la concezione dello spazio all'aperto anche per la somministrazione di alimenti e bevande ci ha portato molto a riconsiderare gli spazi aperti anche per gli esercizi commerciali aperti al pubblico, perché ovviamente ci permette di avere più spazio dedicato alla vendita, alla somministrazione, che è importante per tutti questi esercizi commerciali che in questi anni purtroppo hanno dovuto lottare e faticare contro questa emergenza per ovviamente le restrizioni dovute al proprio lavoro. Quindi abbiamo ritenuto fondamentale andare percorrere la strada di un regolamento amministrativo che possa ben regolamentare queste concessioni sul suolo pubblico, andando a delimitare dei criteri di sicurezza, di estetica, soprattutto per le zone in cui si deve porre maggiore attenzione, penso soprattutto ai centri storici, per andare a delineare appunto un criterio e dei parametri in cui si possano mettere questi DEORS, installare questi DEORS nei limiti della normativa vigente, e poter così andare incontro anche alle esigenze dei pubblici esercizi, che hanno bisogno appunto di lavorare e di sfruttare al meglio tutte le possibilità che le leggi ci consentono.
È arrivato per tutti i cittadini del comune di Scarperia e San Piero lo sportello telematico polifunzionale per presentare in modo guidato e digitale le pratiche amministrative comodamente da casa o dall'ufficio in qualunque momento. È uno strumento per rendere l'amministrazione semplice, digitale e moderna. La pratica che viene presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo. Ormai da qualche giorno come amministrazione di Scarperia e San Piero abbiamo attivato lo sportello telematico polifunzionale. Uno strumento utile ai cittadini, alle imprese, ai professionisti per interfacciarsi in maniera più snella, facile e veloce con l'amministrazione pubblica. Sicuramente il Covid ha dato una grande spinta nell'accelerazione della informatizzazione dei nostri servizi pubblici e non solo. Basti ricordare il livello del nostro paese pre-Covid da questo punto di vista. Questo non vuol dire però che non sia un'innovazione importante. Un'innovazione che dà anche maggiori garanzie, visto la pandemia. Non è necessario recarsi per molte pratiche all'interno degli uffici comunali, non è necessario prendere appuntamenti, ma si può svolgere tutta l'attività comodamente dall'ufficio o dal proprio soggiorno in casa con un tablet, un telefono o un computer portatile. L'accesso è molto semplice, si può accedere dall'home page del Comune di Scarperia e San Piero, in alto nella stringa c'è espressamente riportato sportello telematico e da lì si possono fare tutta una serie di operazioni. Sono passaggi non scontati, sono passaggi che impegnano molto l'amministrazione pubblica, sono passaggi che impegnano nell'informatizzazione e nell'aggiornamento anche gli stessi funzionari e dipendenti comunali. Per questo voglio ringraziare tutti, dalla Giunta che in questi anni non si è mai tirata indietro da agevolare investimenti in questo campo, ai dipendenti, ai responsabili dei settori e anche a Maggioli che ha seguito con noi questa importante implementazione. Siamo convinti che in prospettiva le pratiche che saranno svolte con questo strumento saranno sempre di più e, come ho detto prima, questo agevolerà molto la vita sia dell'amministrazione pubblica ma in particolare quello che ci interessa di più dei nostri cittadini. È stata completata l'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza a Scarperia, nei pressi del centro storico del paese e in altre zone sensibili. Una volta che sarà connesso con il sistema di videosorveglianza già operativo presso il Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello, tale sistema integrato consentirà di controllare meglio alcune zone che sono sensibili sotto il profilo del possibile danneggiamento o della deturpazione del patrimonio pubblico. L'installazione del sistema di videosorveglianza a San Piero a Sieve sarà realizzata appena saranno reperite le risorse necessarie. Insieme all'ufficio tecnico e alla polizia municipale stiamo seguendo i bandi sulla videosorveglianza e sulla sicurezza che sono di norma emessi dalla Regione o dal Ministero dell'Interno. Tali bandi prevedono un criterio di assegnazione dei fondi che si basa anche sul tasso di criminalità registrato nei territori interessati. Questo fa sì che il Mugello, all'interno della provincia di Firenze, non sia, diciamo, fra le aree prioritarie interessate da questo tipo di interventi. Va da sé che all'interno della nostra provincia ci sono aree urbanamente più dense e che hanno delle periferie più problematiche dal punto di vista della sicurezza. In linea generale continueremo con gli investimenti tecnologici per quanto riguarda l'ambito della sicurezza, del decoro urbano e della tutela ambientale anche. Infatti sono allo studio della Giunta una serie di soluzioni per dotare la Polizia Municipale di appositi sistemi chiamati fototrappole che consentirebbero di controllare in maniera più adeguata i fenomeni di abbandono di rifiuti. Grazie a questi dispositivi sarà più semplice controllare, individuare i colpevoli e poi sanzionare queste azioni dannose.